E ora andiamo a Ferrara per l'assemblea dei dipendenti della Carife che hanno accettato il piano che prevede incentivi per arrivare al taglio di circa 300 posti di lavoro. Ha seguito la votazione per noi Samuele Amadori. Hanno votato sì i dipendenti di Carife chiamati ad esprimersi sul piano di incentivi per snellire l'organico della banca in vista dell'acquisizione di Piper, ormai più che probabile. Quasi tutti d'accordo dopo l'assemblea. Una decina di contrari su 650 presenti. Ma in cosa consiste il piano? È un accordo di crisi e come tutti gli accordi di crisi devono regolare delle ricadute importanti. Questo è un accordo che mette in campo strumenti che non hanno precedenti nella quantità e nella qualità. E sono strumenti che sostanzialmente accompagnano i lavoratori all'uscita o alla pensione o all'uscita con mezzi e dotazioni assolutamente importanti, ripeto, in una situazione di crisi. Le soluzioni individuate nell'accordo sono soluzioni che consentiranno, a nostro avviso, la continuità dell'azienda. Il piano è diviso in uno scivolo per coloro che hanno i requisiti per poter andare in pensione entro 5 anni, poi c'è un incentivo all'esodo importante di 48 mensilità per coloro che vogliono intraprendere un'altra attività lavorativa e c'è la possibilità di entrare in un fondo, noi lo chiamiamo fondo emergenziale, con un incentivo di 40 mesi. Il fondo garantirà per 2 anni uno stipendio e la contribuzione. Ora verranno distribuiti ai lavoratori Carife allegati in cui dovranno chiarire le loro scelte singole rispetto all'accordo. Avranno tempo fino al 19 gennaio, poi si capirà se il progetto di tagliare circa 300 posti di lavoro tramite incentivi sarà andato in porto, permettendo all'azienda un passaggio di proprietà più facile.